La mia mente mi dice che la morte di Pierina sia stata una forma di giustizia protettiva per mia sorella Manuela. È un ragionamento che mi sono fatto. Penso che sia stato Luis, ma potrebbe anche essere che mia sorella sia impazzita a causa degli psicofarmaci, o magari sono stato io. Non lo so. È il 5 ottobre 2023. Mezzanotte è appena passata. Pierina Paganelli è stata trovata morta il giorno prima, 4 ottobre, con 29 coltellate nei garage del condominio. Gli inquirenti, nella procura di Rimini e negli uffici della squadra mobile, stanno ascoltando tutte le persone che si trovavano nel palazzo di via del Ciclamino la sera del delitto, dove Pierina viveva. Ora è il turno di Loris Bianchi, il fratello minore di Manuela, nuora di Pierina e amante di Luis da Silva, il vicino di casa. Ancora nessuno ha una versione chiara sull'omicidio. Nessuno, tranne Loris. Il suo interrogatorio è sconcertante. Ecco cosa ha dichiarato Loris agli inquirenti riguardo la sera del delitto. L'altra sera ero da mia sorella. Per essere preciso, sono andato perché mi avevano detto che Luis aveva avuto un incidente, in moto, il giorno prima. Dopo avergli fatto visita, ho approfittato per andare a trovare mia nipote Giorgia. Ero amico di Luis, mi aveva anche aiutato con alcuni lavori in casa. Quella sera, con lui, abbiamo dato un'occhiata a qualche pezzo di ricambio per la moto. Poi io, Manuela e Giorgia abbiamo cenato insieme, mentre Luis è andato a casa sua. Abbiamo visto una funzione dei Testimoni di Geova, poi siamo stati a giocare con il cane. Io, verso le 22:50, sono andato via, perché alle 23:33 ho scritto a mia sorella dicendo che ero a letto a casa mia, a Riccione. Gli inquirenti gli chiedono poi del rapporto tra Manuela, suo marito Giuliano e la suocera Pierina. Loris risponde: «Mio cognato credo fosse innamorato di mia sorella, ma era anche molto geloso, e questo suo comportamento oppressivo aveva creato un'atmosfera pesante per lei. Pierina, invece, era molto invadente. Mia sorella ha un carattere remissivo e non è mai riuscita a reagire, fino a quando non ha più potuto sopportare e ha esploso, giustamente». Loris racconta che i rapporti tra Manuela e Pierina erano pessimi. Molte volte Pierina ricordava la morte della nostra mamma, quando eravamo bambini, per insinuare che non fossimo sani di mente. Questo astio ha portato a un esaurimento di Manuela. Loris sapeva tutto anche della relazione tra sua sorella e Luis da Silva. La loro storia è iniziata ad aprile, forse anche prima, ma è stata sempre più un amore platonico che una relazione vera e propria. Non era l'unico a sapere della relazione tra Manuela e Luis. Il marito di nostra cugina l'aveva intuito, o forse Manuela gliel'ha confessato. Poi non so se lo ha detto ad altri. Manuela aveva confessato a Giuliano di essere innamorata di un altro, ma non aveva rivelato il nome. In famiglia lo sapevano tutti, credo anche Pierina. Gli inquirenti gli chiedono chi, a suo parere, possa aver ucciso Pierina. Loris risponde: «Penso che sia stato Luis, per togliere tutti i problemi a mia sorella, perché era molto protettivo nei suoi confronti. Mi sono fatto questa idea». Ma Loris aggiunge: «Può essere anche che mia sorella sia impazzita a causa degli psicofarmaci o che potrei essere stato io. Non lo so». Loris spiega meglio: «Una persona esterna potrebbe pensare che sia stato proprio il fratello di Manuela a volerle risolvere il problema. Non c'erano altre opzioni. Quella morte era qualcosa di atteso, organizzato, avevano aspettato che Pierina tornasse per ucciderla». Gli inquirenti gli ricordano che, dopo la morte di Pierina, Loris aveva mostrato entusiasmo davanti a Luis, dicendo: «Giustizia è stata fatta». Loris non nega: «Ho saputo di una telefonata di Pierina in cui diffamava me e mia sorella. Questo mi ha fatto infuriare. Ho saputo il 1 ottobre». Loris si sente anche in conflitto con Giuliano, il marito di Manuela. «Ho saputo che non voleva che mia nipote Giorgia stesse con me, perché mi riteneva un cattivo esempio, e così non ci ho visto più e gli ho mandato un messaggio vocale. Lui l'ha fatto ascoltare a tutti e Pierina l'ha preso come un insulto. La famiglia di Giuliano mi ritiene colpevole anche della loro separazione. Lui era geloso anche di me. L'odio di Pierina verso di me era evidente. Per questo ho detto che ciò che è successo era una giustizia divina per me».
Gli inquirenti gli chiedono di chiarire meglio il suo viaggio mentale su lui. Loris risponde: «Mi è venuto in mente l'incidente di Louis, l'omicidio di Pierina e quello che è successo a mio cognato Giuliano, l'incidente in bicicletta nel maggio 2023. E ho fatto 2 più 2. Penso che anche l'incidente di Giuliano sia un'aggressione. Il mio ragionamento è questo. A fronte di quello che è successo a Pierina, non credo che sia casuale. La persona che ha aggredito Giuliano sapeva bene il percorso che faceva e dove girava, e conosceva anche le abitudini di Pierina e quando tornava a casa. Gli inquirenti gli chiedono se Pierina fosse sotto psicofarmaci. Loris conferma: «Sì, la dose massima, un antidepressivo». L'ipotesi di Loris Bianchi, dunque, è che Pierina sia stata uccisa da qualcuno che la odiava profondamente, e di certo nessuno dei 3, Loris, Manuela e Luis, ha pianto troppo per la povera Pierina.